Inaugurato a San Carlo di Condofuri, nel cuore dell'area grecanica, il primo CESP, sigla che andrà ad indicare i centri espositivi di sviluppo e promozione, realizzato dall'Accademia delle Imprese Europea in sinergia con il Comune di Condofuri, gli altri comuni dell'area grecanica, la Coldiretti ed il GAL. Un'iniziativa nell'ambito del progetto Sinodia che vede l'Accademia delle Imprese Europee di Comuni dell'area grecanica, con capofila quello di Condofuri, con gli altri soggetti coinvolti in questo come in altri percorsi di sviluppo locale. Un grande momento di sinergia che consiste nella messa in rete di enti, piccole e medie imprese, in grado di dar vita ad una rinnovata ed efficace azione di marketing territoriale e valorizzazione delle risorse locali. È l'avvio, o meglio, una delle tappe di tutto un percorso che parte da diversi mesi con Condofuri, ma con tutti gli altri comuni pure dell'area grecanica impegnati nel marketing territoriale, cioè nel cercare di promuovere e sviluppare il territorio, il nostro territorio, il territorio dell'area grecanica attraverso la valorizzazione delle eccellenze nel settore dell'agroalimentare e dell'artigianato locale in particolare. E questa è una delle tappe, dicevo, con questa che era la sede una volta di una delle delegazioni qui al comune di Condofuri, che diventerà appunto di riferimento e centro appunto espositivo e di promozione e di sviluppo locale. E quindi le aziende qui dell'area locali, i produttori, i piccoli produttori, che ve ne sono, soprattutto ecco, la scelta qui di San Carlo di Condofuri è strategica, in quanto qui vicino, ecco, proprio nell'alveo soprattutto della Fiumara d'Amendolea, proliferano, ecco, piccoli produttori che con enormi difficoltà, ecco, cercano di valorizzare appunto attraverso prodotti di eccellenza, di qualità. Quindi agricoltura spesso sana, insomma, che fa aumentare anche la qualità della vita della nostra area. Avevano e hanno bisogno, ce lo siamo detti con questo percorso che ripeto parte da diversi mesi, anche di luoghi, spazi in cui poter poi anche far conoscere ciò che viene prodotto, con tutte le difficoltà anche in questo caso di coinvolgere quelle aziende anche stasera. Magari su questo avremmo voluto che di più gli operatori del settore agricolo magari ci fosse una maggiore partecipazione. Lì è un discorso, ecco. E qui stasera sono presenti anche la Coldiretti, l'area grecanica, l'Accademia delle Imprese Europee, che ringrazio perché è questa associazione, l'Accademia delle Imprese, con la quale abbiamo avviato questo progetto, lo stiamo portando avanti, quindi il supporto tecnico-progettuale ci è venuto in questo caso con l'Accademia delle Imprese Europee, il consorzio di bonifica, quindi diversi attori che insieme dobbiamo riuscire a sempre più accompagnare quei piccoli produttori affinché escano un po' allo scoperto, e serve a questo quindi l'iniziativa di stasera. Le altre che da qui partiranno, ecco, perché è chiaro che il posto in sé come esposizione, ecco, può sembrare più interno, quindi magari che non si presta fino in fondo magari un'attività di questo tipo espositiva, ma è un discorso di esposizione e di promozione, quindi sarate come queste, ecco, questo spazio ne ospiterà delle altre. Quindi lei ci parlava di una cordata molto interessante, la partecipazione del GAL, i comuni, l'adesione dei piccoli imprenditori. Però pare assordante l'assenza, si è anche sentito nel convegno della regione. Sì, su questo, allora noi su il progetto di cui parlo, che è il progetto Sinodia, che significa proprio nel grecanico, greco antico, proprio questo stare insieme, in compagnia, e questo l'abbiamo scelto, ecco, il comune di Bova soprattutto ha sollecitato un nome del genere e l'abbiamo accolto tutti proprio perché rende l'idea, insomma, anche dal punto di vista istituzionale stiamo facendo enormi passi in avanti come comuni nello stare insieme, fare rete, ecco, creare sinergie positive, circuiti virtuosi, ecco, soprattutto sapendo, avendo chiara, ecco, una visione di sviluppo territoriale che passa che va in questa direzione, non in altra. Insomma, qualcuno ci propina ancora centrali a carbone di qua e di là, sviluppo dall'alto. A noi questo non interessa, questo tipo di sviluppo dal basso che rispetta l'ambiente, che valorizza il territorio. Questo a noi interessa, e come comuni davvero stiamo facendo rete su queste cose. E sul progetto presentato alla provincia noi abbiamo avuto un finanziamento che ci ha reso possibile poi fare questa iniziativa, come tutte le altre che siamo stati pure ad Assisi in uno scambio bello positivo con la città anche di Assisi, il sindaco Claudio Ricci lì che ci ha accolto in consiglio comunale, abbiamo portato anche lì i produttori locali, si sono fatti conoscere, abbiamo ragionato in consiglio comunale di Condofuri e non solo, anche quello degli altri comuni dell'area, sul regolamento per i disciplinari d'eco, i prodotti di denominazione comunale di origine, il marchio d'aria, cioè stare insieme a
attraverso anche visivamente, ecco, dei loghi, un logo, ecco, che c'è un aspetto simbolico ma anche concreto, insomma, nel rappresentare iniziative del genere attraverso, ecco, un simbolo che è condiviso, che è partecipato, che significa, ecco, che più di un soggetto si mette assieme, riconosce e ci mette del suo per operare in maniera condivisa verso questo che è la strada, lo ripeto, giusta e che abbiamo intrapreso. Quindi la provincia in questo caso, su questo, ecco, la regione, devo dire, ecco, sporadici di singoli anche rappresentanti regionali, anche in questo caso, ecco, un affiancamento in qualche modo, però ecco, una regione tutta, diciamo, ecco, che in maniera strategica, ecco, stasera c'è la dottoressa, che ringrazio per la presenza, ecco, in questa iniziativa, e poi ci darà uno spaccato interessante su come anche intercettare questo tipo di percorsi, come posso intercettare fondi comunitari, magari, ecco, la nuova programmazione, la dottoressa Androl, che è proprio del Dipartimento, ecco, i rapporti tra Regione e Comunità Europea, ci darà, ripeto, quindi ecco come sporadicamente con qualche soggetto con cui interloquire la Regione si trova, però in sé con, ecco, una visione strategica e complessiva, e quindi una Regione come ente tutto, insomma, coinvolto, e che noi, ecco, da sentire proprio vicino in queste iniziative non c'è stato, insomma, purtroppo, questo. Speriamo, ecco, possa avvenire, insomma, con magari successivamente, sì. Un'ultima domanda: quali sono le successive tappe di questo progetto? Le successive, allora, intanto da qui dicevo, questo è un punto, lo dicevano anche altri sindaci che sono intervenuti, non è un punto di arrivo assolutamente, ma è il punto di partenza. Quindi questo diventerà questa sede, questa piazza, la sede, il locale, insomma, che era un tempo delegazione comunale, proprio il punto di riferimento per iniziative che andranno a promuovere il territorio, che andranno a promuovere il territorio con la valorizzazione dei nostri prodotti identitari, anche l'identità di un territorio. Andremo presto a definire i primi disciplinari per l'EDECO, per i prodotti, cioè i prodotti che avranno determinate caratteristiche, che rispetteranno un certo protocollo, potranno avere dai diversi comuni che hanno aderito a questo progetto il marchio DECO, quindi un di più, una caratterizzazione, cioè anche in quel caso un logo visivo ma anche, ecco, di contenuto concreto che rappresenta, ecco, il fatto che quel prodotto è di quel territorio e caratterizza, identifica, ecco, quel territorio, e quindi può avere ancora di più poi nel mercato, essere riconosciuto e riconoscibile, insomma, per coloro i quali poi vorranno acquistarlo. Il marchio d'aria, l'ho detto, insomma, attraverso il marchio d'aria, quindi ulteriori iniziative che vedranno coinvolti, ecco, tutti i comuni per uno sviluppo, lo ripeto, ecco, che sia sostenibile e parta dal basso. Nel legame fortissimo tra istituzioni, territorio e imprese, crede fermamente molto di più nella cultura d'impresa. Secondo me occorre partire da una fase propedeutica per arrivare poi veramente alla effettiva affermazione delle imprese. Occorre fare più formazione sulla cultura d'impresa. Occorre coordinarci come amministrazioni, coordinarci come, noi ancora non siamo entrati, come Accademia delle Imprese, per dare un occhio particolare alle scuole, perché ancora purtroppo non esiste la cultura d'impresa. Saluto il Presidente dei Consorzi di Bonifica, Presidente Sacca. È un fatto importante avere la presenza delle istituzioni, la presenza degli operatori, la presenza del territorio. Questo territorio, vedete, che ha molta fame di sviluppo. Lo sviluppo, scusate, comporta pure spegnere il telefono. Lo sviluppo comporta sicuramente un'attività di sinergie, di azioni tra territorio, tra gli attori del territorio, che possono sostenere, addivenire a uno sviluppo che possa essere stabile, duraturo, sostenibile, appunto. Io spero che l'iniziativa di stasera diventi un'iniziativa comune ai comuni, perché i comuni sono il centro dello sviluppo e come tale devono essere il motore propulsore rispetto ai bisogni emersi e non emersi del territorio, che attraverso le aziende, attraverso gli operatori, ogni singolo comune può manifestare, e quindi a trovare in voi gli interlocutori più giusti. Io ho in corso, appunto, una interlocuzione diretta con Giandomenico Caridi per fare una cosa molto importante a Palizzi.
dare più acqua agli operatori agricoli. L'agricoltura da noi ha bisogno di acqua, l'acqua è vita per definizione. Un agricoltore deve essere sostentato e sostenuto anche attraverso l'elementare fornitura di acqua. Un comune, se è attento a quelle che sono le esigenze del territorio, le esigenze degli operatori agricoli, deve mettersi in sinergia col territorio, deve mettersi in sinergia con chi può dargli contributi accessori che spesse volte, anche minimali, ma sono significativi per il territorio stesso. Questa iniziativa di stasera sicuramente si va nell'alveo di quella che è una condizione successiva approssimazione che si mettono in rete per poter far sì che il territorio diventi effettivamente un territorio strutturato. Ho preso spunti per il mio discorso, quindi io intanto mi fa piacere l'inaugurazione di un posto dove le imprese possano esporre, possano evidentemente poter contrattare, fare conoscere il proprio prodotto, e questa è una cosa buona per il territorio. Però io ho apprezzato, prendo subito le parole del sindaco del sindaco Zavettieri, che ha detto le imprese devono essere accompagnate a uscire dal buio del loro orticello. Molta gente pensa, dice, io ho 50 pecore, mungo il latte, faccio il formaggio, lo vendo. Non è così. Molta gente pensa, ho il grano, lo mieto, faccio la farina, faccio il pane, lo vendo. Non è così. Ho le melanzane, le metto sott'olio, le vendo. Non è così. Noi con l'azione di Coldiretti stiamo portando avanti appunto non solo l'emersione di queste persone che vengono accompagnate a mettersi in regola ed essere a tutto titolo e pienamente retribuite, remunerate per il lavoro che fanno, è riconosciuto il lavoro che fanno, e quindi noi le portiamo avanti, ma anche diamo stimolo alle aziende già esistenti che sono già in regola di poter avere un reddito diretto dalla propria attività, e quindi con la vendita diretta che stiamo promuovendo molto con i nostri mercati di Campagna Amica. Il più vicino qui ce l'abbiamo a Melito, il sabato mattina lo svolgiamo, tutti i sabato mattina. A Reggio Calabria la domenica mattina è pieno di gente che ci riconosce questo lavoro che stiamo facendo. Ovviamente molti ci chiedono, ma perché ci sono gli ambulanti che vendono lì vicino, come mai? Ma quella è gente che compra e rivende dei prodotti di cui non si sa la provenienza, perché nessuno, non vogliono far sapere e non gli interessa far sapere la provenienza, ma comunque è una forma di reddito così nero, è una forma di reddito che non dà lustro al territorio. Le aziende di quest'area grecanica, di cui mi onoro di far parte anch'io, perché avendo l'azienda nel comune di Roccaforte del Greco, penso che, ora faccio una digressione sull'area grecanica, il sindaco di Monte San Giovanni diceva, io sono fuori, se vogliamo tutta la provincia di Reggio sarebbe grecanica, però i comuni che hanno tradizionalmente portato avanti e avuto la cultura, l'hanno portata avanti fino, diciamo, agli anni 50, perché poi si è perso un poco, correggetemi i più edotti, il sindaco di Bova, il sindaco di Rogudi, se sto sbagliando, ma è stata persa un poco questa cultura, sta venendo riportata avanti, e ora tutti quanti ci sentiamo grecanici. Però la grecanicità che cos'è? È l'attaccamento al proprio territorio, quindi curare il proprio territorio, ma anche da in altri territori non sono grecanici. Io parlo per il territorio dell'area grecanica perché siamo qui. Quindi tutti i nostri territori dovrebbero essere veramente un fiore all'occhiello della nostra agricoltura. Qui ci si può fare di tutto. Io vedo il mio amico in fondo che fa il greco di bianco, che è lontano dall'area grecanica, però fa un'eccellenza del nostro territorio. Arido per quanto vogliamo, se voi notate l'erba è verde soltanto dove gocciola l'acqua sotto gli alberi, ma poi per il resto è tutto secco. Tutto secco, ma perché è il clima che ci, da una parte ci avversa e dall'altra ci può avvantaggiare per alcune colture, per alcune cose che possiamo andare a fare. Quindi noi siamo sicuramente, sono e siamo come Coldiretti a tutto vantaggio, siamo ovviamente disponibilissimi al dialogo con le aziende, tutti gli attori che sono qui, i comuni, che io dico sempre sono il presidio del territorio, i comuni, il sindaco è il presidio, è colui che presidia il territorio, sa quello che succede nel proprio comune, nel proprio territorio, le aziende di cosa hanno bisogno, e quindi portare avanti le istanze a tutti quanti, sia alla politica, sia ai sindacati di categoria, in questo caso la Coldiretti, che mi onoro di essere presidente provinciale.
Un'altra cosa era, appunto, per rimanere sul territorio, noi dobbiamo fare sì questo centro dove ci saranno sicuramente le eccellenze del territorio, però le eccellenze del territorio, diceva prima il sindaco di Staiti, partono dal territorio, ma se il territorio è bruciato e ci sono incendi, anzi quest'anno ce ne sono pochi, ma ce ne sono stati e continuano a essercene, se il territorio è bruciato, se il territorio è secco, abbandonato dagli agricoltori che non hanno voglia di lavorare perché magari gli manca l'acqua, e qui lancio subito la palla al presidente, lì c'è l'acqua, vedo i tubi, magari anche il pozzo. No, scherzo, scherzavo. Allora, quindi territorio bruciato, magari abbandonato perché la gente non trova il reddito giusto per mandare avanti la famiglia, remunerativo per il lavoro che svolge nella propria azienda, tutto abbandonato, tutto brutto, case non finite di costruire perché magari io me ne sono andato da un'altra parte a lavorare e non ho voglia di continuare a lavorare. Come fa la gente, il turista, di cui ci vantiamo tanto di essere la provincia turistica, la città turistica, tutto il turismo che dovrebbe venire qua, cosa trova di bello a venire qua? Se io gli brucio quello che vede, non gli faccio vedere niente di bello, non gli faccio trovare niente di buono, tranne che non sia fortunato ad andare a trovare quell'agriturismo che effettivamente fa l'agriturismo, quell'azienda agricola che effettivamente fa l'azienda agricola e che ospita anche in azienda a far provare i propri prodotti. Cosa vogliamo andare a mangiare? La pasta Barilla senza nulla togliere, o la provola Galbani nei sedicenti agriturismi che ci sono in giro per il territorio? Su questo veramente cerco di dare ai sindaci veramente un input per andare a controllare veramente sul territorio che tutto questo funzioni e che funzioni bene, perché se funziona bene nel comune accanto si adegua, ed è qua un esempio di sinergia, perché poi sinedia, che poi sarebbe un sinodo, però noi siamo un po' più piccolini, però la radice è quella del sinodo, quindi un incontro tra sindaci di un'intera, di una comunità. Mi avrebbe fatto piacere vederne altri, evidentemente saranno impegnati in altre cose, però già quelli che siete qui sono i comuni più rappresentati, molti magari sicuramente non ci sono perché sono commissariati, quello da cui provengo io sicuramente lo è. Quindi su questo dobbiamo veramente, i sindaci dobbiamo, e la politica, e qui abbiamo un esponente che ci veramente segue il territorio perché è amante del proprio territorio e di casa sua. Noi vogliamo veramente che i sindaci siano il presidio e abbiano il polso della situazione, devono veramente andare a rapportarsi, come prima ha detto Walter Scerbo, ha detto al presidente del consorzio abbiamo bisogno di più acqua, allo stesso modo può dire al politico abbiamo bisogno di più qualunque altra cosa ha bisogno il comune, il territorio che rappresenta, per dare impulso all'economia, per dare impulso in questo caso all'economia agricola, perché in questo territorio, al di là dell'economia agricola e che scaturisce anche l'economia turistica, non penso ci siano altri sbocchi di crescita e altre cose che possiamo fare per poter vivere degnamente, dignitosamente e diventare veramente un paradiso terrestre il nostro territorio. Questo è l'augurio che faccio a tutti quanti e anche a me stesso, come operatore sia agrituristico che operatore agricolo, è che nel mio ruolo in questo momento, in questa fase storica della mia vita, anche di presidente di un'associazione importante come la Coldiretti, che dà una mano agli agricoltori, dà dei progetti agli agricoltori ed è di guida e di aiuto a tutti quanti.